cominciare, voce. Voglio ringraziare i nostri autorevoli ospiti e tutti voi che siete presenti. Ci siamo avanti dalla rivoluzione d'ottobre. Dunque, il PC sta promuovendo iniziative di dibattito, mostre, tutto quanto possibile su tutto il territorio nazionale. Lo fa principalmente per due motivi. Il primo, che è quello di rimettere al centro quella storia che ha cambiato la prospettiva, le prospettive per le classi subalterne, per i popoli oppressi. È una storia che è stata snaturata, spesso occultata, quando non anche denigrata. Ma tutta la storia successiva è interamente segnata dalla rivoluzione d'ottobre. È stata una rivoluzione come un atto di liberazione dal quale iniziano processi di emancipazione dei popoli oppressi e le lotte anticoloniali e antiimperialiste. Quella storia noi dobbiamo rimetterla al centro e questo vogliamo fare questa sera. Il secondo motivo è però che non ci basta e non ci serve, non vogliamo soltanto ricordare e celebrare. Vogliamo capire come quella storia parla all'oggi. Quella rivoluzione vive, continua ad essere riferimento per tutti coloro che vogliono liberarsi dalle catene di un sistema economico che produce diseguaglianze, povertà e precarietà e guerra, che produce distruzione del tessuto produttivo e inquinamento. Ecco, ma siamo lontani però dalla costruzione di quella civiltà superiore, di quella società alternativa che si chiama socialismo. Allora, dove si è fermato e a che punto è quel processo di emancipazione? E come leggiamo oggi da quella esperienza la situazione? Io penso che di questo parliamo stasera con i nostri appunto autorevoli ospiti, il professor Lusurdo, docente medico all'Università di Urbino, intellettuale comunista di fama internazionale, autore di molti libri. E poi abbiamo il segretario del Partito Comunista, il regionale del Partito Comunista Italiano, Giorgio Arcichini, e poi il segretario della... È il membro della segreteria. E dov'è Pasquinelli? Non c'è ancora? Della segreteria. E il segretario della FIGC, Francesco Della Croce. Ora, io do immediatamente la parola a Giorgio Arcichini e vi ricordo che a seguire ci sarà il dibattito e poi ancora una cena, vi siete tutti quanti invitati. Grazie. Buonasera, innanzitutto come membro della segreteria vi dico che anche il Partito Comunista Italiano delle Marche sta organizzando svariate iniziative sulla rivoluzione d'ottobre, ce n'è stata una il 18 Urbino. In questi giorni, anzi questo giorno è ricchissimo di iniziative, c'è il segretario nazionale Materica, c'è un'iniziativa anche a Pesaro nell'ambito di una mostra che si sta svolgendo in questi giorni, come ieri, oggi e domani, c'è questa iniziativa, ce ne sarà un'altra il 2 dicembre a Fano, in cui verrà Alessandro per storico del movimento operaio e anche il compagno di Rini. E noi ci stiamo impegnando molto in questa opera di ricordo della rivoluzione d'ottobre perché crediamo nell'attualità di costruzione di una società fondata su relazioni economiche, sociali, politiche, diametralmente diverse da quelle attuali. Naturalmente per costruire questa società non possiamo che partire anche da una rilettura e da un recupero critico del nostro passato a partire proprio dalla rivoluzione d'ottobre, ma non solo dalla rivoluzione d'ottobre, anche di tutte quelle esperienze rivoluzionarie che sono figlie dell'ottobre.
prima di tutto la rivoluzione cinese, che è di grandissima attualità, non perché la Cina oggi debba diventare il nuovo paese guida del movimento comunista internazionale, credo che sia quello che i cinesi vogliono, però possiamo trarre molti insegnamenti nel campo dell'edificazione economica e in molti altri settori da uno studio a termini di questa esperienza, abbandonando certamente quell'atteggiamento liquidatorio che è molto diffuso nella sinistra, in particolare nella sinistra italiana, ma nella sinistra occidentale tutta. La rivoluzione d'ottobre è stato un evento epocale per due motivi, lo ricordava anche la compagna. Prima perché ha dimostrato, nonostante la sconfitta finale, che i lavoratori, le classi sfruttate possono costruire una società non più fondata sulle logiche del massimo profitto privato, ma sul soddisfacimento dei bisogni umani e sulla giustizia sociale. E in secondo luogo ha inferto un duro colpo all'imperialismo, lo ha fatto vacillare, ha innescato il più grande processo di emancipazione dei popoli stessi che la storia ricordi. La rivoluzione d'ottobre è una miniera di insegnamenti. Io credo che l'insegnamento più grande sia che un processo rivoluzionario non è mai qualcosa di lineare, dall'esito scontato, anzi è un percorso molto tortuoso, fatto di vittorie, sconfitte, avanzate, ritirate, tentativi, esperimenti e a volte anche cambiamenti, no, delle basi teoriche. Innanzitutto, era possibile costruire il socialismo in un paese così arretrato dal punto di vista capitalistico come era la Russia del 17, dove l'ignoranza delle masse era profonda e dove la classe operaria era una minoranza? I dogmatici all'epoca dicevano di no, bisogna permettere la piena costruzione del capitalismo, e poi la classe operaia non ha le competenze tecniche, culturali, amministrative per gestire il potere. Invece Lenin dimostrò il contrario, dimostrò con i fatti che non solo è possibile, ma è doveroso per la classe operaia, specialmente in un periodo di crisi acuta come era quella che viveva la Russia, ma non solo la Russia, nel 1917, prendere il potere. E poi naturalmente formare, attraverso l'esperienza del corso della rivoluzione, i quadri dello Stato proletario. È un percorso di apprendimento tramite l'esperienza che naturalmente non poteva essere esente da errori, ma anche dagli errori si può apprendere, anche gli errori sono utilissimi per apprendere e migliorare. Quello che apprezzo molto della figura di Lenin è il suo realismo rivoluzionario, no? La sua capacità di adottare una linea politica dopo aver valutato in maniera scientifica, razionale, molto attenta il contesto in cui ci si trova ad agire, consapevole che con la presa del potere non era di certo finita la rivoluzione. Lenin sapeva che si apriva una nuova fase, la fase anche più difficile dell'edificazione economica, molto difficile anche per le distruzioni che aveva provocato prima la guerra mondiale, poi naturalmente anche la guerra civile. E consapevole di tutto ciò, Lenin guidò il Partito Comunista e lo Stato Sovietico ad assumere decisioni che furono anche molto criticate all'interno del movimento comunista russo e non solo russo. Qualcuno parlò anche in certi casi di tradimento dell'ideale rivoluzionario. Non ricordo magari la vicenda della pace di Brest-Litovsk, ma ricordo per esempio alcune misure economiche come l'utilizzo degli specialisti borghesi in campo, no? Soprattutto della costruzione dell'industria, dell'amministrazione. Se il socialismo e il comunismo, no, presuppongono un grande sviluppo delle forze produttive, della tecnologia e della scienza, era assolutamente razionale in quel momento, quando sicuramente non c'erano molti specialisti, molti esperti nelle file rivoluzionarie, utilizzare questi specialisti borghesi e pagarli di più, cosa che faceva anche un certo scandalo, ma diceva Lenin, noi da questi specialisti borghesi poi dobbiamo apprendere e poi dobbiamo educarli, insegnare loro che è vergognoso, che non è nobile utilizzare la tecnica e la scienza per arricchirsi, per perpetuare lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, mentre è nobile utilizzare conoscenze tecnologiche e scientifiche per trasmetterle ai lavoratori. Oppure ricordo la questione delle concessioni,
quando si decise di effettuare concessioni per lo sfruttamento di risorse minerarie, di alcune foreste, di alcune terre. Anche questa misura in qualche modo, concessioni a capitalisti stranieri chiaramente, anche questa misura in qualche modo suscitò molte critiche, ma Lenin sostenne che era una misura rivoluzionaria in quel dato contesto, quando lo Stato sovietico non era capace di sfruttare tutte le proprie risorse e con queste concessioni poteva incamerare risorse da utilizzare nell'edificazione economica, nell'elettrificazione del paese, e soprattutto lo Stato sovietico doveva copiare da questi capitalisti stranieri. È un discorso che riguarda molto quello fatto dalla dirigenza del Partito Comunista Cinese nell'epoca post-maoista. Poi nel 1921 venne lanciata la NEP e l'idea che bisognava migliorare le condizioni di vita non tanto degli operai quanto dei contadini. E Lenin appunto sosteneva che chi si attardava a difendere gli interessi immediati, quasi corporativi degli operai non capiva nulla di quello che era il fine storico del proletariato, cioè costruire il socialismo e il comunismo, perché metteva in forza una delle basi fondamentali della dittatura del proletariato in Russia, cioè l'alleanza tra operai da una parte e contadini poveri e medi dall'altra. Certo, diceva, sarebbe stato meglio lo scambio tra i prodotti dell'agricoltura, dei contadini, cereali, materie prime e prodotti della grande industria socialista, ma la realtà è che lo sviluppo di questa grande industria socialista era inevitabile anche per i terribili anni che erano appena trascorsi. E allora che cosa bisognava fare? Bisognava esigere un imposto in natura dai contadini, permettere loro di vendere le eccellenze del mercato locale e permettere anche la creazione di una piccola industria privata per sopperire al ritardo dello sviluppo della grande industria socialista. Questo significava la rinascita del capitalismo e la sfida era quella proprio di imbrigliare però questo capitalismo e incanalarlo nell'alveo del capitalismo di Stato, come la creazione delle cooperative dei piccoli produttori di merci. Ma l'obiettivo fondamentale in quel momento era risollevare le condizioni dei contadini e permettere di riavviare lo scambio tra agricoltura e industria, tra città e campagne. Tutti gli altri obiettivi erano subordinati, senza questo il socialismo avrebbe fallito. Dopo la morte di Lenin si aprì una nuova fase, una fase caratterizzata dalla figura di Stalin, una fase molto contraddittoria, caratterizzata da una parte da un grande progresso sul piano economico, sociale, tecnologico, scientifico, dall'altra anche da posti umani rilevanti. Però questa è una domanda che io subito poi mi rivolgo al professor Rusurdo: quanto di questi costi umani che ci furono in quegli anni sono imputabili al capitalismo internazionale? Perché certe misure come la collettivizzazione delle campagne, una collettivizzazione abbastanza accelerata e quindi l'inasprimento della lotta di classe nelle campagne e in particolare contro i culati, l'industrializzazione a tappe forzate e con prevalenza di quella pesante, e ancora le grandi purghe degli anni 30 in qualche modo avevano le loro radici nella certezza che nel breve periodo gli stati imperialisti avrebbero riattaccato l'Unione Sovietica dopo la guerra civile che c'era stata subito dopo la prima guerra mondiale. E questo attacco in effetti ci fu nel 1941, quando la Germania italiana attaccò l'Unione Sovietica in una vera e propria guerra di sterminio che causò più di 20 milioni di morti. E non scordiamoci che negli stessi anni l'Unione Sovietica si era dovuta confrontare militarmente con il Giappone. Nel 1938 Francia e Gran Bretagna fecero di tutto per indirizzare la Germania italiana contro l'Unione Sovietica. Ancora durante la guerra gli Stati Uniti fecero di tutto per ritardare l'apertura del fronte occidentale, che avrebbe alleggerito di molto il peso militare sull'Unione Sovietica. E nonostante tutto l'Unione Sovietica quella guerra la vinse, forse anche per le misure durissime, chiaramente, che furono adottate nel ventennio precedente. E vincendo ha dato un contributo, io credo, fondamentale alla liberazione dell'Europa dal nazifascismo, ma anche ha dato un impulso fondamentale alla lotta di liberazione dei popoli coloniali. Credo che questo sia qualcosa che non possa essere disconosciuto. Certo,
nella storia del socialismo novecentesco ci sono stati anche molti errori, molti limiti, ma io credo appunto che anche questi limiti siano un lascito importante che ci permettono di apprendere. Voglio fare un esempio, sicuramente fu un limite l'idea che ci dovesse essere un unico modello, no, di rivoluzione a cui conformarsi, quello cinese, quello sovietico, oppure che ci dovesse essere uno stato guida del movimento comunista. Sicuramente questo non ha giovato. Io ricordavo a Togliatti, no, che ogni movimento comunista, ogni partito comunista deve agire, deve lavorare, deve lottare in condizioni differenti, quindi non può che adottare anche linee politiche differenti, restando fatto l'obiettivo di arrivare poi alla costruzione del socialismo e alla abolizione, in tempi diversi chiaramente, della proprietà privata dei mezzi di produzione. Certamente ci possono essere anche dei dissapori, delle divergenze, ma le critiche che sono necessarie, però devono essere critiche che non devono portare alla rottura del movimento rivoluzionario internazionale, come purtroppo è avvenuto, insomma, la drammatica rottura tra Unione Sovietica e Cina. Credo che questa posizione espressa bene da Togliatti sia stata poi accolta anche dalla direzione del Partito Comunista Cinese, già dai tempi di Deng Xiaoping, ma oggi anche dalla direzione da Xi Jinping. In uno scritto Xi Jinping dice, parlando del principio maoista del cercare la verità nei fatti, che non esistono verità universali che siano valide in ogni tempo e in ogni luogo. Oggi siamo arrivati a più di 20 anni dalla sconfitta, no? dell'esperienza rivoluzionaria nata dall'ottobre. E vediamo come le contraddizioni del capitalismo siano sempre più accentuate, contraddizioni sociali, economiche, ambientali. Tutte queste contraddizioni ci impongono di lottare per trovare una soluzione alternativa allo sviluppo dell'umanità. E ci sono tre grandi questioni globali di fronte a noi. Una è la questione militare, la questione della guerra. Oggi più che mai è a rischio la pace globale, sempre per colpa dell'imperialismo statunitense e dei suoi alleati, che vorrebbe eliminare tutti quei governi, quegli stati, pensate alla Siria, alla Libia, che sono recalcitranti al suo dominio, ma culla anche l'idea in qualche modo di sbarazzarsi dei due suoi rivali principali, cioè la Cina socialista e la Russia rinata dopo i terribili anni 90. Pensate a quello che sta succedendo in Ucraina, insanguinata da una guerra civile, dovuta alla volontà della NATO di fare di questo paese una base militare nella più ampia strategia di accerchiamento della Russia. O pensate a quello che sta succedendo nel sud-est asiatico, dove il Giappone sta cambiando la sua costituzione in senso militarista, dove la presenza militare statunitense, già dai tempi di Obama, si sta facendo sempre più pesante, e dove una piccola Corea del Nord, secondo me in maniera del tutto legittima, sviluppa i propri mezzi militari anche alla difesa, anche se poi rischia di essere il pretesto tanto cercato dagli Stati Uniti per coinvolgere la Cina in una guerra che sarebbe catastrofica. Noi del Partito Comunista Italiano diciamo che ogni paese ha il diritto di determinare il proprio sviluppo politico, sociale ed economico, e poi diciamo che bisogna farla finita con le alleanze militari, dobbiamo lottare contro le alleanze militari, in particolare la NATO, e nel nostro programma uno dei punti principali è proprio l'uscita dell'Italia dalla NATO, che insomma sarebbe importante anche per questioni economiche, perché la NATO ci costa tantissimo. E poi c'è la questione tecnologica. Le forze produttive si sviluppano sempre di più, ma non a beneficio di tutta l'umanità, a beneficio di una classe ristretta di proprietari di mezzi di produzione. Più si svilupperà la tecnologia, più masse di persone andranno ad alimentare l'esercito dei disoccupati. Questo non vuol dire che dobbiamo avere un atteggiamento contrario alla scienza e alla tecnologia, tutt'altro, ma la tecnologia e la scienza devono essere utilizzate per soddisfare i bisogni umani, per ridurre l'orario di lavoro, per liberare sempre di più l'uomo dal lavoro manuale, ma per fare questo bisogna superare i rapporti sociali ed economici capitalistici. E una terza questione credo che sia fondamentale, che concludo, è la questione ambientale, perché nonostante le belle parole, nonostante le varie iniziative a livello internazionale, il capitalismo sacrificherà sempre l'ambiente sull'altare del profitto. E inoltre l'inquinamento e il surriscaldamento globale sono oggi causati anche dalla povertà. Forse una delle cause principali è la povertà.
e quindi si impone che i paesi ricchi, i paesi sviluppati da un punto di vista tecnologico, condividano con i paesi poveri in via di sviluppo le tecnologie più evolute e più pulite. Però per fare questo bisogna cambiare il paradigma dei rapporti internazionali, che oggi purtroppo è ancora sfacciatamente neocoloniale. Passo la parola al nostro. Grazie per questo invito, grazie per questa partecipazione. Sono d'accordo con la compagna che ha introdotto che noi dobbiamo affrontare questo ricordo dell'ottobre, un secolo fa, non in chiave celebrativa o non soltanto in chiave celebrativa, ma interrogandoci effettivamente come è cambiato il mondo dopo l'ottobre 1917. E certo, a partire dalla ricostruzione di come il mondo è cambiato grazie all'ottobre 1917, grazie allo sviluppo del movimento comunista internazionale, possiamo e dobbiamo ritrovare l'orgoglio della nostra storia, ma possiamo e dobbiamo farlo, ripeto, a partire da una costruzione in qualche modo oggettiva di quello che è. Io credo che il mutamento più grosso e più evidente è quello riguardante il colonialismo. Pensate a com'era il mondo prima dell'ottobre 1917. Il pianeta era una sorta di proprietà privata nelle mani di un piccolo gruppo di paesi capitalisti e colonialisti. Tutta l'Africa era una colonia divisa tra vari paesi europei in lotta gli uni contro gli altri, ma era una colonia. Se dall'Africa passiamo all'Asia, una colonia era l'India, una colonia era l'Indonesia, una colonia era la Malaysia e potremmo proseguire. Una semicolonia era la Cina, era una semicolonia era l'America Latina nel suo complesso, su di essa. Diceva il presidente statunitense Theodore Roosevelt, reinterpretando la dottrina Monroe, gli USA hanno un potere di polizia internazionale. Ecco, questo era il mondo. E sulla base delle rivalità tra queste potenze capitaliste e colonialiste scoppiava la prima guerra mondiale, che lei giustamente definiva come una guerra tra i proprietari di schiavi per il rafforzamento della schiavitù. Oggi è evidente che la situazione è cambiata. Il sistema colonialista e schiavista classico, perché il colonialismo ha comportato per lungo tempo anche la schiavitù, questo sistema è crollato. L'Africa non è più una colonia, le colonie classiche sono quasi scomparse e non solo. Questi paesi sono diventati dipendenti, ma un paese come la Cina conosce un grandissimo sviluppo economico e tecnologico e ormai la seconda potenza economica mondiale si appresta, secondo molti osservatori, a diminuire presto la prima potenza economica mondiale ed è anche una grande potenza tecnologica. La tragedia in base alla quale per tanto tempo l'Occidente aveva il monopolio dell'alta tecnologia e quindi poteva sempre imporre le sue regole, grazie alla superiorità economica, tecnologica e militare, poteva passare da una conquista all'altra, poteva soggettare un popolo dopo l'altro, talvolta decimandolo, sterminando. Questa fase storica si sta concludendo, ossia conclusa. Allora forse possiamo porci una prima domanda. Ma insomma, la liquidazione del sistema colonialista classico, che è iniziata con la rivoluzione d'ottobre, non dimentichiamo che una delle due parole d'ordine della rivoluzione d'ottobre, per un verso Lenin, guardando ai proletari, soprattutto dell'Occidente, ma del mondo intero, li invitava a ribellarsi per por fine a quella indegna carneficina della prima guerra mondiale, per trasformare la guerra in rivoluzione politico-sociale contro il sistema che aveva provocato la guerra. Per un altro verso, lei lanciava un'altra parola d'ordine, che
che purtroppo in Occidente non sempre è tenuta presente, rivolgendosi ai popoli delle colonie, anzi rivolgendosi a quelli che lui chiamava gli schiavi delle colonie, li invitava a rivoltarsi per spezzare le catene della schiavitù coloniale. E in effetti, poco dopo, con il secondo congresso dell'Internazionale Comunista, la parola d'ordine con cui termina il manifesto del Partito Comunista, vi ricordate, no? Proletario di tutti i paesi liberi, questa parola d'ordine venne modificata, venne integrata, perché suonava e suona proletari di tutti i paesi e popoli oppressi del mondo intero uniti. Cioè, a partire dal secondo congresso dell'Internazionale Comunista, emergono due soggetti rivoluzionari decisivi. Uno è il proletariato. L'altro soggetto rivoluzionario decisivo sono i popoli oppressi, i popoli in condizioni coloniali e semicoloniali. E così possiamo capire la svolta che si è verificata. E allora, ripeto, poniamoci un primo problema. Ma la liquidazione del sistema colonialista classico, del sistema che anzi io definisco colonialista schiavista, questa liquidazione è stato un capitolo di storia della libertà oppure no, oppure è il contrario, come sostiene l'ideologia dominante? A questo proposito io voglio citare non autori comunisti, ma autori liberali che però avevano un senso critico. Nell'Ottocento c'è un autore liberale francese, si chiamava Gustave de Beaumont, era amico di Tocqueville, il grande liberale, forse il più famoso autore liberale, l'autore della democrazia. E Gustave de Beaumont, parlando di una colonia europea dell'impero britannico, cioè dell'Irlanda, le colonie erano certo persino in Europa, parlando dell'Irlanda diceva che l'Irlanda dimostrava che l'intolleranza religiosa dell'impero britannico aveva raggiunto limiti estremi. La tirannide esercitata sull'Irlanda, sto sempre citando questo Gustave de Beaumont, questo autore liberale, la tirannide esercitata sull'Irlanda dimostra fino a che punto può giungere la follia sanguinaria dell'uomo. Una citazione con un breve commento che adesso vi faccio. Oggi, ai giorni nostri, quando vogliamo parlare dell'orrore a cui può giungere la follia sanguinaria dell'uomo, facciamo giustamente riferimento al Terzo Reich, ma Gustavo Bonon per sua fortuna il Terzo Reich non l'aveva vissuto, ma vedeva nel dominio della liberale Inghilterra sull'Irlanda la dimostrazione dell'orrore a cui può giungere la follia sanguinaria. Oppure sempre in questo contesto si può citare un autore liberale inglese, un grande storico liberale inglese sempre dell'Ottocento, Macaulay, che parlando del dominio della Gran Bretagna in India, l'India era il gioiello della corona inglese. Allora questo storico britannico, liberale, Macaulay, diceva che in occasione delle rivolte degli indigeni, degli indiani, quando l'impero britannico correva pericolo di vedersi scuotere dalle fondamenta, imponeva un regime di terrore che fa apparire il dispotismo asiatico come una benedizione. Cos'è questo regime di terrore che fa apparire persino il dispotismo asiatico? Non come qualcosa di meno grave, ma come una benedizione. Sto citando Marconi. Ecco che siamo portati a pensare al totalitarismo, cioè alla categoria che oggi viene spesso utilizzata per tentare ricordare l'esperienza comunista. È cambiato radicalmente il mondo, di questo ci dobbiamo rendere conto. Oggi, quando si usa il termine razzismo, lo usiamo giustamente con una connotazione negativa. Oggi tutti sono antirazzisti, anche i razzisti si guardano bene dal dire che sono razzisti. Ma per tanto tempo, ripeto, per tanto tempo, razzismo aveva una connotazione positiva. Razzismo stava a significare, nell'ideologia dominante dell'epoca colonialista classica, razzismo stava a significare una visione scientifica della realtà. Tra la fine del 1800 e gli inizi
quindi viene il padre fondatore dell'ideologia nazista, che parlando del Novecento che si avvicinava diceva: questo secolo, il secolo che si avvicina al Novecento, sarà il secolo delle razze e delle colonie, sarà il secolo che liquida finalmente il mito della fratellamento umano, il mito che vede la comunità umana come unitaria. Quel mito, diceva questo Chamberlain, a cui continuano ad essere legati solo quegli sentimentali idioti che sono i socialisti e i marxisti. Così si esprimeva. E infatti pensate cos'era la realtà tra 8 e 900. Nei parchi pubblici del sud degli Stati Uniti c'era il cartello: vietato l'ingresso ai cani e ai negri. E se invece dagli Stati Uniti ci trasferiamo nella Cina, dove già si stava proiettando il colonialismo occidentale, all'ingresso della concessione francese di Shanghai era scritto: vietato l'ingresso ai cani e ai cinesi. C'era una deumanizzazione delle popolazioni coloniali. Da questo punto di vista, la liquidazione del sistema colonialista, che è grande merito del movimento comunista ad aver liquidato, questa liquidazione rappresenta una grande conquista, come dire, anche sul piano filosofico, anche sul piano ideologico, anche sul piano morale. L'umanità fino a quel momento era radicalmente divisa. Così possiamo capire l'ideologia nazista che parlava degli Untermenschen, dei sottouomini. Per l'ideologia nazista c'erano da un lato i bianchi, gli ariani, dall'altro c'erano i sottouomini che potevano essere tranquillamente annientati o schiavizzati per essere messi al servizio della cosiddetta o presunta razza dei figlioli. E dunque è un enorme capitolo di storia della libertà che è merito del movimento comunista aver introdotto e ispirato, e di cui dobbiamo essere orgogliosi. D'altro canto, questa ideologia razzista che ha dato l'ingresso ai cani e ai negri nel sud degli USA, o vietato l'ingresso ai cani e ai cinesi nella stessa Cina conquistata dall'imperialismo e dal colonialismo occidentale, si rivolgeva anche contro l'Unione Sovietica. Questo è un capitolo di storia che viene dimenticato, che spesso viene dimenticato. Ma nel 1933 un intellettuale tedesco reazionario, ma famoso, Oswald Spengler si chiamava, scrive un breve testo in cui dice, si esprime proprio così, non ricordo bene: a partire dalla rivoluzione d'ottobre la Russia ha gettato via la sua maschera bianca. I russi sono ormai parte integrante della popolazione di colore, non appartengono più alla razza bianca, alla comunità bianca, fanno parte del popolo, dei popoli di colore, dei popoli di colore di bontà, e devono essere trattati con la brutalità che si addice ai popoli di colore. E così possiamo spiegare qualche anno dopo l'operazione Barbarossa messa in atto dal Terzo Reich. I gerarchi nazisti dicono talvolta molto chiaramente, soprattutto quando parlano tra di loro, cioè ci sono solo nazisti, e dicono: in questo momento possiamo parlare con assoluta libertà, abbiamo assoluto bisogno di schiavi nel senso proprio del termine. E questi schiavi ovviamente non possono essere tedeschi, devono essere schiavi di una razza inferiore. Questi schiavi saranno gli indigeni dell'Europa orientale, ovvero gli slavi. La grande guerra patriottica, la guerra con cui l'Unione Sovietica ha sconfitto il tentativo hitleriano di riprendere e radicalizzare la tradizione coloniale, il tentativo hitleriano di assoggettare al dominio coloniale schiavistico l'intera popolazione sovietica, è stato un grande capitolo di storia della libertà. E qualcosa di simile è avvenuto anche in Asia. L'imperialismo giapponese, che intendeva evitare in Asia quello che Hitler faceva in Europa orientale, anche l'imperialismo giapponese intendeva schiavizzare il popolo cinese del suo complesso.
E questo tentativo per la resistenza del popolo cinese guidato dal Partito Comunista e guidato da Mao Zedong. Quindi è chiaro che si tratta di un grande capitolo della storia della libertà. Oggi non possiamo non rendere omaggio a questo capitolo. Ed è stato effettivamente un grande capitolo di emancipazione politica e sociale. I popoli assimilati ai cani conoscono uno sviluppo politico, economico e sociale. Le classi popolari si risvegliano quando pensiamo per esempio a Stalingrado, la battaglia che segna la disfatta del Terzo Reich. A dirigere le truppe del Terzo Reich era un nobile, von Paulus, cioè il nome no, von Paulus. A dirigere le truppe sovietiche a Stalingrado era invece il generale Zhukov, figlio di Kondratiev, è diventato generale nel corso della guerra civile che si era sviluppata subito dopo la rivoluzione e dopo l'intervento delle potenze occidentali contro la Russia sovietica. Anche qui noi possiamo vedere un gigantesco processo di emancipazione sociale. Però non abbiamo ancora parlato di socialismo e dobbiamo parlare ovviamente. Dobbiamo parlarlo perché non a caso stiamo parlando del centenario della rivoluzione socialista d'ottobre. Questa rivoluzione voleva essere una rivoluzione socialista, voleva porre fine al sistema politico-sociale considerato la ragione responsabile della guerra e dei rifiuti del comunismo. Allora, a che punto siamo con la causa del socialismo? Possiamo fare una considerazione tanto storica. Se noi prendiamo i primi 15 anni di vita della Russia sovietica, dal 1917 al 1932, noi vediamo che si susseguono rapidamente, l'uno dopo l'altro, tre diversi esperimenti di costruzione di una società post-capitalistica. Sono tre esperimenti, tutti e tre post-capitalistici, ma sensibilmente diversi l'uno dall'altro. Inizialmente, voi sapete, il primo esperimento è stato il comunismo di guerra. Il comunismo di guerra è stato definito con lucidità e precisione da Gramsci, direi con la consueta lucidità e chiarezza da Gramsci. Gramsci, già nel suo articolo famoso con cui saluta la rivoluzione d'ottobre, parla del comunismo di guerra come il collettivismo della miseria, della sofferenza. Dopo le devastazioni terribili provocate prima dalla guerra mondiale, poi dalla guerra civile, poi dall'intervento delle potenze dell'Occidente contro la Russia sovietica, dopo le terribili devastazioni che erano scaturite, secondo Gramsci è chiaro, l'unica possibilità era questo collettivismo della miseria e della sofferenza che cercava di salvare le masse popolari, le masse più povere, dalla morte per inedia, dalla morte per fame o per malattia, attraverso questo comunismo di guerra, attraverso questo collettivismo della miseria e della sofferenza. Ma Gramsci, pur salutando questa svolta, dice esplicitamente che questo collettivismo della miseria e della sofferenza deve durare il meno possibile, perché dopo bisogna sviluppare le forze produttive, perché il socialismo non è il collettivismo della miseria e della sofferenza. Il socialismo vuole essere, deve essere il superamento della miseria e della sofferenza, vuole essere lo sviluppo delle forze produttive, vuole essere l'appagamento dei bisogni di tutte e delle grandi masse in primo luogo. E Gramsci saluta, l'ha detto, la nuova politica economica che reintroduceva nella Russia sovietica alcuni elementi di proprietà private, quindi anche di capitalismo, ma sotto il ferreo controllo dello Stato. Invece verso la fine degli anni venti, mentre si addensavano le nubi che annunciavano lo scatenamento di una nuova guerra mondiale, della seconda guerra mondiale, la Russia sovietica procede alla collettivizzazione totale dell'economia, sia dell'agricoltura sia dell'industria, per centralizzare le risorse in vista della difesa contro l'aggressione che si profila. E in effetti
da questo punto di vista sono stati conseguiti risultati importanti. Questa centralizzazione delle risorse è stato un elemento essenziale nella difesa militare dell'Unione Sovietica e nella vittoria poi conseguita dall'Unione Sovietica, nella disfatta inflitta alla barbarie del Terzo Reich. E non soltanto questo, c'è qualcosa che è rimasto, va bene al di là della guerra. Si sviluppa uno Stato sociale, un welfare state, fino a quel momento inaudito, neppure immaginato, un welfare state che allarga la carta dei diritti, non ci sono soltanto i diritti di libertà di espressione, c'è il diritto alla salute, all'istruzione, il diritto alla vita, i diritti economici e sociali. E chiedo di riflettere sui diritti economici e sociali. A questo proposito, il patriarca del neoliberismo, che si chiama Friedrich August Hayek, un altro nome d'uomo, ha scritto negli anni 70 del Novecento, ha scritto questi diritti economici e sociali, il diritto alla salute, all'istruzione, all'ambiente, al tempo libero, non esistono, sono tutti un'invenzione rovinosa della rivoluzione marxista.